Ciao amiche e ciao amici, voglio parlare in questo video delle tecniche di manipolazione psicologica, non tanto per applicarle quanto per imparare a difendersi, imparare a riconoscerle. Le tecniche di manipolazione psicologica possono essere usate in molti settori della nostra vita, e possono usarle i venditori, si possono essere usate nella seduzione per coinvolgere. Su cosa si basano fondamentalmente? Quali sono i principi e come riconoscerle? Beh, i principi allora sono quelli che fanno leva su forti emozioni negative, fondamentalmente, quali ad esempio i sensi di colpa o la paura. Diciamo questo che appunto le tecniche di manipolazione psicologica vanno a generarti o paura o senso di colpa, in modo tale da andare a destrutturare la parte logico-razionale e far emergere la parte emotiva. Possono essere usate dai venditori. Supponi un venditore che ti vuole vendere l'aspirapolvere per dire: vieni a casa tua, guarda un po' in giro, poi vede una foto con te e dei ragazzi e ti chiede: ah, sono i suoi figli, che bei ragazzi. Cioè, sì, sono i miei figli. E ti dice: sì, anch'io avevo un figlio. E poi però ha avuto un cancro ed è morto. E butti lì una frase del genere, di questo genere qua, vai subito a generare tensione nell'altra persona e poi rincari la dose, dici: eh sì, perché è stata una cosa improvvisa, pensi che stava bene fino a pochi giorni prima, era bello come i suoi ragazzi e poi tutto assieme una leucemia, che ne so, fulminante, per dire. Generi una forte tensione, generi una forte tensione, ovviamente fallo se non hai figli, perché sennò poi i sensi di colpa vengono a te, anche a te ovviamente. E l'altra persona inizierà a fare delle associazioni, inizierà a vivere la paura, magari può capitare anche ai miei figli, insomma, genererà tutto un turbinio per cui a un certo punto preferirà comprarti l'aspirapolvere piuttosto che stare ancora a vederti davanti, insomma. Questa è una tecnica, ad esempio, per generare un forte picco di emozione, diciamo, no? E non è che la parte logica si può difendere, perché tu non è che parli dei suoi figli, parli del tuo di figlio, no? Ripeto, fallo se non ne hai. No, ma questo è per fare un esempio, però altrimenti i sensi di colpa verranno poi a te. E la manipolazione avviene anche alle volte attraverso mezzi coercitivi, ad esempio una moglie che dice al marito col quale insomma ci sono dei problemi: se mi lasci, se te ne vai, non vedrai più i nostri figli. Questa è un'altra manipolazione più palese. Lo stesso discorso, la mamma che dice: figlio mio, vattene pure in vacanza con i tuoi amici, non preoccuparti della tua povera mamma che qua da sola passerà l'ultimo Natale essendo già anziana. Sono tutte delle situazioni che in questo caso generano sensi di colpa. Per cui è importante riconoscere queste forme di comunicazione perché quando le riconosciamo sappiamo che siamo succubi di una manipolazione. Allora il modo migliore è quello di non accettarla, perché nel momento in cui ce ne rendiamo conto abbiamo già l'antidoto che ci consente di eliminarla. Questo antidoto è fondamentalmente un meccanismo di difesa. Il problema è quando avviene tutto a livello subliminale che non ce ne rendiamo conto. Bene. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di postare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!